Senigallia è una bella città, una città viva, incantata, più di altre città delle Marche, che pure sono bellissime per luoghi remoti e anche silenziosi. Senigallia è animata, ovunque ci sono ragazzi e persone vive che si muovono e stanno fra bar, cinema, librerie, ristoranti, ma c'è veramente una vitalità rara e deve essere qualcosa che è accaduto in tempi relativamente recenti, perché la conoscevo, andavo a trovare l'amico Seduceschi, che era un giornalista dell'Europeo tanti anni fa, e mi ricordavo bellissimi cortili e la città vuota, i palazzi importanti, ma non tanta animazione, tanta vitalità e tanta euforia. Senigallia ha un brutto teatro, questo brutto non so come sia dentro, ma fuori è stato abbattuto probabilmente, è fatto un teatro nuovo, e quindi di per sé non è il luogo più piacevole della città, che è bella nelle strade. E però io mi chiedo, cosa farete a Senigallia sabato 12 novembre se non andare, per dimenticare quanto è brutto il teatro di Senigallia, a sentire Sgarbi che parla di Caravaggio? Cioè, se io fossi a Senigallia quando c'è Sgarbi andrei a sentirlo, e se qualcuno lo vuole evitare lui può andare a prendere un caffè, lo accompagna naturalmente Mascellani. Tutti gli altri che avranno desiderio di sapere cosa ha fatto Caravaggio in una serata che non sia legata alla noiosa narrazione di quello che la bellezza ha espresso. La bellezza ha espresso sé perché molti la umilino raccontandola male. Occorre farla rivivere e occorre farla sentire come se fosse davanti a noi, la vita di Caravaggio, le sue opere. E così faremo il 12 novembre al Teatro di Senigallia. Va bene, nient'altro.